decidono di fare qualcosa. Poi comunque la facciamo. Street football. È per strada che vinciamo o perdiamo, ed è sempre comunque per la strada che ci proviamo. E che differenza c'è tra Tokyo e Milano? Le regole sono sempre quelle, siamo noi che le facciamo. Noi siamo quelli che quando decidono di fare qualcosa, poi comunque la facciamo. Street football. Noi siamo quelli che quando si chiedono dove diavolo siamo, siamo fuori che giochiamo. Street football. Street football. Mi chiedo perché la signorina Bifferi mi voglia vedere. Avrà un problema con il suo computer. Già. Avanti. Permesso. Buongiorno, ragazzi. No, per favore, Lucifero, vorrei parlare con Memorino in privato. Mm? Ti aspetto fuori. Siediti pure, Memorino. È successo qualcosa? Ho una grande notizia. Mm? Ti offro l'opportunità di presentarti all'esame di ammissione al prestigioso liceo Carlo Magno. Cosa? È un'opportunità che non è data a tutti, ma i risultati scolastici parlano per te. L'esame avrà luogo dopodomani. Dopodomani? Sì, c'è qualche problema? No. Sì, c'è un problema. Nessun problema, è fantastico. C'è una partita super importante dopodomani. Wow, non ci posso credere, il liceo Carlo Magno è incredibile, è magnifico. Grazie, signorina. Lei è fantastica. Devo dirlo subito ai miei amici. Lucifero! Ti rendi conto? Il liceo Carlo Magno è considerato il meglio del meglio. Fantastico, no? Potrei anche fare la maturità con 2 o 3 anni di anticipo. Ehi, che c'è? Perché fai quella faccia? Hai scordato un dettaglio. Dopodomani c'è la partita contro le pesti del Bronx. Sì, lo so, ma potete farcela anche senza di me. Ascolta, è in gioco il mio futuro. Al posto mio faresti la stessa cosa. Salterò solo una partita, non è mica la fine del mondo. Ehi, aspetta! Qual è il tuo problema? Benvenuti al mondiale di street football, dove seguiremo ogni giorno la squadra delle pesti del Bronx. Queste giovani adolescenti nate da famiglie povere di New York condivideranno con noi i loro sogni, i successi e le sconfitte. Le pesti devono battere la squadra dei celestini per risalire la classifica. Ma i celestini sono temibili avversari e sono considerati i favoriti. Anche se finora solo gli Ocean Seven sono rimasti imbattuti. La suspense è forte, ma ricordate, con verità in diretta la verità sarà sempre puntuale all'appuntamento. Cos'è sto macello? Non lo so, ma lo scopriremo presto. Ok, ragazze, per oggi ci fermiamo qui, era perfetto! Sì, Ned, cos'è questa storia? Salve ragazzi, sono Marco Volponi, lavoro per Tele1. Ma io la conosco, non è lei che presenta Verità in diretta, la trasmissione di Telereality? Sì, sono io. Con Verità in diretta ogni giorno l'appuntamento con la verità. Vi faccio una proposta, che ne dite di farvi riprendere per la nostra trasmissione e diventare delle superstar? Intende dire con delle telecamere che ci seguono ovunque? Sì. Notte e giorno? Ma certo. Giorno e notte? Sì. Anche sotto la doccia? Sì, ovvio. No. Certo che no. E cosa ci guadagneremmo? La gloria, la celebrità, 7 milioni di telespettatori in media e poi, una bella sommetta in contanti. Dovrete soltanto portare il logo di Tele1 sulle vostre magliette. Wow, è molto allettante. Vi interessa, ragazzi? Cosa? Fare il pagliaccio in una trasmissione inutile? Ci devo riflettere. Rendermi ridicola tutto il giorno davanti all'intero paese? Fatemi pensare. Beh, allora, è sì o è no? I celestini hanno parlato, lo street football non è in vendita. Non sbagli, ragazzo, tutto è in vendita, tutto. Hai appena perso l'occasione della tua vita. Signor Volponi? Sì? Perché invece non riprendete la mia squadra? Siamo i migliori e siamo in testa al mondiale. Ah, sì? Beh, ma questo è molto interessante. Ma sei matta? Chi crede di essere?
Continuate ad allenarvi, pesti del Bronx. Io e questa signorina abbiamo alcune cosette importanti di cui discutere, ok? Vi faremo subito firmare un contratto. Perfetto. Anche noi vogliamo firmare. La nostra squadra firma. No, per favore, ci faccia firmare. Anche noi vogliamo andare in televisione. Sì, si firma. In bocca al lupo, Memorino. E non preoccuparti per la partita contro le pesti. Riusciremo a vincere anche senza di te. Ma sì, meglio così, visto che giochi come un dilettante. Grazie, ragazzi. Proprio simpatici. Dov'è il liceo Carlo Magno? A Parigi. È parecchio distante. Sì. Ma allora se ti prendono, non ti vedremo più. Oh, ma sì, mi vedrete. Passerò tutte le vacanze scolastiche a Vanessa. Ve lo prometto, davvero. Che succederà adesso? Non riusciremo più ad essere felici come una volta. Bel colpo! I campioni! Amici? Amici! Resterò solo un'altra volta. Mi sembra che stiamo andando bene. Ancora due palleggi e poi vai tu, Marco. Ed ecco a voi Veronica, capitano degli Ocean Seven, attualmente primi in classifica. Cara Veronica, vorresti parlarci un po' della tua squadra? Ma con molto piacere. La squadra è la migliore sia a livello tecnico che atletico. E per questo motivo sono sicura che saremo noi a vincere il mondiale. Potremmo allenarci tranquillamente. Squalo ci ha prenotato la piscina per tutto il pomeriggio. E quelli chi sono? Cosa ci fanno lì? Siamo all'anarchia! Mi dispiace, Celestini, ma i Sai e gli Orsi Bianchi hanno occupato la piscina per essere ripresi da Verità in diretta. Anche noi siamo stati cacciati dal campo di allenamento. Ah sì? E perché? C'era una squadra che si faceva riprendere e ora cerchiamo un posto per allenarci. Benvenuti nei club. Memorino, come sta procedendo il tuo lavoro di ripasso? Tutto bene, signorina, benissimo. Ah... schiacciante superiorità dimostrata dalla tua squadra in questo mondiale. Oh, è molto semplice. Noi... Ehi, Veronica! Ti dispiacerebbe condividere il campo coi celestini perché possono allenarsi? Ah, no! Non voglio avere tra i piedi quei brutti imbroglioni a spiarci. Perfetto, magnifico! Questo lo metto in trasmissione. Sei tu l'imbrogliona. Non hai mai vinto una partita in maniera regolare. Lo dici perché sei geloso e la tua squadra gioca male. Mi fai pena, Lucifero. Sembrerebbe che il successo degli Ocean Seven provochi qualche rancore. Con Verità in diretta, la verità viene sempre fuori. Molto bene. Sì! Non ci credo. Anche la fabbrica di sardine è occupata. Non c'è un solo campo di allenamento libero. Sì, te lo confermo. Abbiamo cercato ovunque. Proprio così. Veniamo sempre cacciati dalle squadre che hanno firmato con la TV. Non può durare così. La trasmissione sta rovinando lo spirito del mondiale. Non possiamo permetterlo. Giusto, Lucifero. Il mondiale non è di loro proprietà. Dobbiamo farli sloggiare. Se vogliono fare le star della TV, vadano a fare qualcos'altro. In ogni caso dobbiamo trovare un altro posto per continuare gli allenamenti. Diamoci da fare! Non perdetevi d'animo! Non è poi così grave se non possiamo allenarci. Cosa vuoi dire? Non ne vale più la pena. Senza Memorino la squadra non esiste. Non dire scemenze. Possiamo vincere anche senza di lui.
Samira ha ragione, dai, smettila con questo atteggiamento negativo. Lo so perché sei depresso, non è perché Memorino non partecipa alla partita, è perché se supera l'esame se ne andrà per sempre a Parigi. Sì, è questo che non sopporti. È vero, l'idea di non rivedere più il mio migliore amico mi ha distrutto il morale. Io non penso ad altro ormai. È la vita, Lucifero. Le persone a volte si lasciano. E a volte si ritrovano. È un tuo grande amico, devi essere felice per lui. E devi fare di tutto per aiutarlo a prepararsi. Avete ragione, ragazzi. Sono uno stupido. Ma guardate un po' questi buffoni. Ciao zia! Guardami! Ti serve una mano per ripassare? Ehi ragazzi, guardate cosa ho portato. Abbassate il volume, mi sta scoppiando la testa. Va meglio così? Fantastico, sento che sta per degenerare. Tieni pronta la camera 6. Non è possibile! Diamo le dimissioni! Diamo le dimissioni! Diamo le dimissioni! Guarda! Guarda la telecamera numero 3! Molto bene! Si è scatenato l'inferno! Non c'è un minuto da perdere! Grande mister, pronto? In bocca al lupo per la partita. Lasciali a bocca aperta. Ci penso io. Ciao ragazzi. Ci rivediamo presto, non vi preoccupate per me. Perfetto, ora è tutto a posto. A te il microfono. Ascoltatemi bene, per favore. È il grande mister che parla. Alcune squadre hanno firmato un contratto con Tele 1 per partecipare a un reality show, il che ha provocato vari incidenti contrari allo spirito dello street football. Molte squadre non hanno potuto allenarsi e il clima generale si è rovinato. Quindi tutte le squadre che porteranno il logo di Tele 1 sulla maglia durante una partita saranno squalificate. Spero che questo messaggio venga recepito da tutti. Non è un diritto! Non è un diritto! Noi facciamo quello che vogliamo! Sì, noi vogliamo andare in TV! Sì, ma le regole dello street football non possono essere sconvolte da una trasmissione televisiva. È vero, con questa baraonda non possiamo neanche allenarci. Il mondiale ha perso la sua identità. Finiamola subito con questa storia. Sì, finiamola. Sì, Jeremy ha ragione. Via, via la TV, via subito. Adesso abbiamo un gran bel problema. Dobbiamo parlare. Non c'è niente da dire. Tele 1 è pronta a versarvi una grossissima somma. Wow, così tanto? Certo. E in cambio voi firmate un contratto con Tele 1 e convincete tutte le squadre che non l'hanno ancora fatto a firmare anche loro. Così il mondiale continuerà. Senza il grande mister nessuno sarà squalificato. Non se ne parla. Allora vi propongo un'altra cosa. Lasciamo che il grande mister annulli il mondiale. Voi cercate di convincere tutte le squadre a giocare il mondiale verità in diretta. E naturalmente io farei in modo che siate voi la squadra vincente.
Ebbene, una proposta come questa non si rifiuta di certo. Che ne pensate, ragazzi? Penso che lei non abbia le idee molto chiare, signor Volpone. Già, forse dovremmo rinfrescargliele un po'. Ma cosa fate? Questa ve la faccio pagare, sapete? Non potreste spostarvi un po', ragazzi? Siete in campo. Anche questo riprende? Ordine del capo, riprendere non stop. Poi la sera selezioniamo le migliori immagini per la trasmissione. Cerca di aiutarmi tu, piuttosto! Naturalmente questa sequenza non la vedrà mai nessuno. Naturalmente, già. Sì. Io con Verità in diretta ho chiuso. La rissa di ieri mi ha aperto gli occhi. Ah, milioni di persone ci hanno viste coperte di maionese e ketchup. Eravamo ridicole! Avete capito bene? Ecco cosa ne facciamo del contratto. Se reagisci in questo modo, sarai escluso dalla squadra. Sì, così rimarrai fuori. Giocheremo in cinque, senza riserve, ok? Perderemo sicuramente. Fantastico, inseriamolo nella trasmissione. Ma ne sei davvero sicuro? Darà l'impressione che siamo noi a rovinare il mondiale. Non credo che sia una buona pubblicità per Tele1. Fidati di me, il pubblico adora i drammi. Dovete aprire la busta del vostro compito di francese. Avete 2 ore di tempo. Oggi, in via del tutto eccezionale, il nostro programma verrà trasmesso in diretta e più di 8 milioni di telespettatori ci seguiranno. Un record! Sarà disputata la partita oppure le pesti del Bronx saranno squalificate perché hanno osato indossare questa magnifica maglia. Se squalificheremo le pesti, ci sarà una sommossa! Falle giocare, grande mister. Abbiamo un piano geniale. Che piano? Fidati di noi. Pitbull, Cartoon, abbiamo bisogno di voi. La partita sarà ugualmente disputata! Calcio di inizio alle pesti! Di farvi tornare nella squadra. Non se ne parla, ci avete cacciate, fatti vostri. Avete ragione ad essere arrabbiate, siamo state veramente molto stupide. Ma senza di voi ci faremo massacrare. Ci vergogniamo di avervi trattato in questo modo, vi chiediamo scusa. È troppo tardi. Se proprio non volete farlo per noi, allora almeno fatelo per il Bronx. Ok, per il Bronx. Ma dopo questa partita cambieranno molte cose e non si parli più di televisione. Palla da biliardo, ragazzi, in posizione!
Forza, ragazzi! Mi scusi, ho trovato questo cellulare per terra, è suo forse? Fregato! Ehi! Apri immediatamente quella porta! Ehi! La porta resta chiusa, intesi? D'accordo, la porta resta chiusa. Chissà dove sono le registrazioni non utilizzate. Un gol per le feste del Bronx! Tutti i DVD sono classificati per data e nome. Pesti? Sai sai? Ocean 7 Marco! Tombola! Ci siamo! Bravi! Bella partita! E la cifra è addirittura di 78 milioni. In onda! Wow, così tanto! Pensateci bene, o lasciamo che il grande mister annulli il mondiale e voi cercate di convincere tutte le squadre a giocare il mondiale verità in diretta. E naturalmente io farei in modo che siate voi la squadra vincente. Riprenditi le tue magliette! Ti vogliamo più vedere, vattene! Qui butta male! In TV con verità in diretta, la verità viene sempre fuori, lo dice lui. Penso che siate tutti consapevoli che abbiamo evitato la catastrofe. Volponi e la sua squadra hanno approfittato della vostra voglia di mettervi in mostra a qualunque prezzo, con il risultato che il nostro campionato per poco non è stato annullato. Spero che questa esperienza sia servita di lezione e conto su di voi perché tutto si svolga d'ora in poi nella gioia e nel buon umore, come sempre. Memorino! Allora, ce l'hai fatta o no? Oh, dai, non avevi ripassato abbastanza. Sono riuscito a passare con 98 su 100! Sì! Ma prima che tu parta per Parigi a settembre, ricorda che abbiamo un mondiale da vincere! Alla vittoria! Noi siamo quelli che quando decidono di fare qualcosa, poi comunque la facciamo! Sì, football! È per strada che vinciamo, perdiamo, ed è sempre comunque per la strada proviamo. E che differenza c'è tra Tokyo e Milano? Le regole sono sempre quelle, siamo noi che le facciamo.